Dunque, vediamo un po' che è necessario in quest'anno. In quest'anno è necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia, nel percorso di uscita dalla recessione. Questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi. Quindi, e come d'altronde lei giustamente ricordava, io ho cominciato a dire già da quasi un anno, da più di un anno, che non è in questo momento al debito che bisogna guardare. Verrà quel momento, sicuramente verrà, ma non è questo, quando in un'economia che è sostanzialmente in recessione, circondata da altre economie che sono in recessione per colpa della pandemia, a causa della pandemia, non è questo il momento di pensare al patto di stabilità. Le regole del patto di stabilità verranno discusse e mi pare difficile restino uguali dopo quello che è successo, la situazione che si è creata. Tutti i paesi stanno aumentando il debito. Oggi è di oggi la notizia che la Germania ha chiesto un aumento del debito al Parlamento tedesco, la Francia ha aumentato moltissimo il debito, la Spagna anche. Questa è la politica economica da fare oggi e quindi basta.